Allora, un saluto a tutti gli amici della Domenica Sportiva. Siamo qui allo Shape Village con Enrico Levrini, giornalista, fotografo del giorno, ma soprattutto direi anche appassionato di sport, in particolare del calcio Como, collezionista. E Enrico è qui per presentarci la sua ultima fatica, è La Terza Saliamo, un libro fresco di stampa proprio, in cui viene raccontata un po' l'annata, la grande cavalcata dello scorso anno del calcio Como, poi sfociata con la promozione in Serie B. Enrico, come è nato questo libro, questa idea di scriverlo? Ma l'idea di scriverlo è nata subito dopo la grande vittoria di Bassano che ci ha portato in Serie B. Era la fine di 53 partite lunghissime che ha giocato a calcio Como in questa stagione 2014-2015, una stagione infinita piena di alti e bassi, piena di problemi e più sfociata con una grande vittoria, da alcuni inaspettata, da noi invece sempre cercata e voluta. Diciamo che adesso di questa vittoria sono passati solo 6 mesi, i ricordi sembrano un po' sbiaditi. E allora questo libro potrebbe riportare in auge e dare anche un pochettino di forza a questa squadra che in Serie B fa un po' di fatica. Enrico, 200 pagine di storie, di cronache, ma ci sono sicuramente anche delle chicche che magari una ce ne puoi svelare in anteprima. Ma le chicche sono tante perché soprattutto nelle interviste si raccontano delle cose un po' particolari. Sono interviste al presidente Pietro Porro, all'allenatore dei portieri paese, all'allenatore Sabatini, e tutti raccontano un po' i segreti di questa stagione. Il presidente Porro, una di queste chicche, lui dichiara che la Serie B l'hanno costruita dopo una grande sconfitta, quella in Coppa Italia per 4-1 in casa contro il Cosenza. Da quel giorno lì il Como è iniziato a volare, soprattutto perché i ragazzi sono visti negli occhi e hanno deciso: da oggi rimontiamo, vogliamo andare in Serie B, e sono andati da fare, ce l'hanno messa tutta, ce l'hanno fatta. Allora Enrico, grande euforia, grande entusiasmo per l'ascesa finalmente di nuovo in Serie B, è un girone d'andata che però non sta regalando grandi soddisfazioni ai tifosi del Como come te. Vedi uno spiraglio, vedi un margine di miglioramento per questa squadra che, ricordiamo, è molto giovane, ha cambiato molto in estate, ma secondo te può sperare di riagganciare la zona salvezza? Ma secondo me siamo ancora all'inizio del campionato, possono succedere tante cose, deve cambiare soprattutto la mentalità. Questo del Como che era stato promosso era un gruppo che aveva una voglia, aveva un'identità. E il calcio, noi che sei un allenatore sai bene, non è solo la grande capacità, i numeri tecnici eccetera, ci vuole anche la mentalità. Questo è un gruppo di mentalità, una vittoria di un gruppo. Questo gruppo adesso che sta giocando la Serie B non è ancora un gruppo, non ha ancora una mentalità, sono giocatori molto disuniti. L'unica cosa che rimane unita è la curva, i tifosi, sono quelli che vogliono far vincere appunto questo Como, che loro ci saranno sempre in qualsiasi categoria, come ci siamo stati in Serie D, come ci siamo adesso in Serie B, e questo è quello che manda avanti la società, la squadra, sempre. Poi quello che succede, i giocatori cambiano le maglie, gli allenatori, i presidenti ci sono e ci saranno sempre. E questo è il bello anche del calcio. Affezionarsi a una squadra che non sia anche di altissimo livello può dare anche grandissime soddisfazioni anche in una squadra che è come Como, che può cambiare, avere tanti alti e bassi in diverse stagioni. Allora, prima di concludere con Enrico, intanto ti ringraziamo per essere venuti appunto qui allo Shape Village alla Domenica Sportiva a fare questa presentazione in anteprima di E la Terza Saliamo. 200 pagine, 18 euro, quindi anche un prezzo accessibile, direi una strenna perfetta per l'arrivo del prossimo Natale. L'uscita praticamente è questione di ore, poi dove potranno gli amici tifosi, ma anche no, trovare quest'opera? Ecco, questa per gli amici dell'Aria Sport è un'anteprima assoluta. Il libro sarà in tutte le edicole della provincia di Como, in tutte le librerie a partire da venerdì 18, lo troverete lì e poi lo gusterete durante le feste natalizie sotto l'albero. Allora, ringraziamo Enrico Levrini, vi suggeriamo l'acquisto di E la Terza Saliamo, grazie ancora Enrico per essere intervenuto qui allo Shape Village e in bocca al lupo per questa nuova fatica. Grazie agli amici Ilario Sport, rimanete sempre sintonizzati e guardate la Domenica Sportiva Ilario Sport. Ciao Enrico. Accanto a me adesso c'è Carlo Cartacci, che è un procuratore sportivo e organizzatore di viaggi e trasferte negli stadi d'Europa. Buonasera. Buonasera. 2 giorni fa era al pranzo annuale del Chelsea e oggi è qui con noi allo Shape Village. Come mai era al Chelsea? Adesso poi ci spiega anche cos'è la sua seconda attività.
Buonasera, ero al pranzo annuale del Chelsea per poter parlare con un mio futuro collega, David Teams del Chelsea, con cui posso organizzare delle trasferte presso lo stadio dello Stamford Bridge. Questa attività nuova prevede l'organizzazione di viaggi di natura calcistica in tutta Europa, soprattutto in Inghilterra, perché secondo me alle partite tu puoi assistere, ma puoi anche viverle le partite, e questa è la filosofia di questa mia nuova iniziativa. Organizzare questi viaggi, ripeto, soprattutto in Inghilterra, per vivere la partita dalla birra nel pub dei tifosi della squadra, vivere la partita nel migliore dei modi, quindi soprattutto o a bordo campo o comunque in VIP lounge per viverla al meglio, e poi vivere la città che ospita la partita. Parliamo di grandi città come Londra, Madrid o anche città della Germania o di tutta Europa, quindi vale la pena. Dato che è un frequentatore, diciamo così, degli stadi inglesi, secondo lei qual è la differenza principale tra il calcio italiano e il calcio inglese? E questo l'ho scritto e l'ho detto più volte, sono gli stadi, perché questi stadi sono perfetti, completi, comodi, confortevoli. Uno trova tutto e trovi famiglie intere, soprattutto, cosa che manca in Italia. In Italia ci sono stati vuoti, mentre invece soprattutto in Inghilterra ci sono stati pieni con gente felice, perché trova tutto, dal negozio per lo shopping al ristorante, il bar, la possibilità anche di fare delle scommesse, di berti la birra magari in riva al Tamigi, tante cose che hanno il loro perché e come. Riguardo invece alla sua professione di procuratore sportivo, è una professione che negli ultimi anni sta prendendo molto piede, soprattutto tra i giovani, che vogliono emulare un po' i grandi direttori sportivi dei campioni della Serie A. Lei che consigli dà a un giovane che vuole intraprendere questa carriera? Quali difficoltà ci sono in questo ambiente? Le difficoltà ci sono, il consiglio che do è comunque di non mollare mai, di impegnarsi a fondo, e poi le qualità vengono fuori, quindi non è inutile pensare di voler sfondare subito, perché comunque sul campo ci sono molti scout, molti cercatalenti e procuratori, proprio sono quelli che cercano, anche in collaborazione con allenatori, preparatori, allenatori dei ragazzi, sono in grado di cogliere quelli che sono i ragazzi che meritano e di proporli anche a squadre sia in Italia che all'estero. E la mia fortuna è di avere questi contatti, soprattutto con squadre inglesi, con le quali posso anche organizzare, grazie anche all'altra iniziativa, degli stage, soprattutto estivi, per vivere questa esperienza esperienza negli stadi inglesi, di calcio inglese, sia con squadre di Serie A che di Serie B inglese. Perfetto, ringraziamo il dottor Cartazzi di essere stato qua con noi e le auguriamo anche lei buone feste. Grazie, buone feste a voi. Se volete saperne di più e visitare anche voi uno stadio da vicino e vedere la partita in uno stadio inglese, potete visitare il sito internet www.football-travels.it. Qui accanto a me ci sono due giocatori del Footgolf Brianza, che sono Antonio Spinella e Andrea Giudici, ex calciatore, mi dicono. Ci potete spiegare che cos'è questo nuovo sport? Allora, il footgolf è un incrocio, come dice il nome, tra calcio e golf. È nato in Olanda nel 2009 ed è arrivato in Italia. 2012. In Italia è arrivato nel 2012. È nato in Olanda nel 2009, in Italia è arrivato nel 2012. E lo scopo del gioco è molto banale, bisogna mettere la palla da calcio, perché si gioca con una palla da calcio, in una buca di un diametro di 50 centimetri. E fondamentalmente le regole sono come quelle del golf. Di conseguenza c'è un primo tiro che è il tee shot, bisogna superare diversi ostacoli che possono essere i bunker, i laghetti, i ruscelli e quant'altro. E appunto bisogna raggiungere
E lo scopo è quello di raggiungere con il numero minore di colpi il traguardo delle 72 buche. Si può giocare a 9 o a 18, 72 colpi, 9 o 18 buche. Noi abbiamo creato la nostra società nel 2014, il Foot Golf Brianza. Io, Andrea e Christian, l'altro socio, ci siamo conosciuti proprio ad Alessandria un anno e mezzo fa circa, e abbiamo deciso appunto di creare la nostra società, con la quale stiamo facendo un campionato nazionale con la IFG, campionati interregionali. L'anno prossimo faremo probabilmente anche delle tappe europee. E quest'anno, tra l'altro, siamo arrivati quarti, per cui un ottimo risultato se consideriamo che fino adesso non abbiamo avuto un campo di allenamento. Viceversa, le squadre che ci hanno preceduto, che sono il Foot Golf Treviso e Foot Golf Roma, hanno la possibilità di allenarsi in un vero e proprio campo da foot golf. Per cui niente, questo è quanto. È uno sport accessibile a tutti? Sì, è accessibile a tutti perché possono giocare dai 12 fino ai 65 anni, chi ce la fa ancora. Donne anche senza problemi, anzi sono delle donne che ho visto giocare personalmente, ci rimanevo lì perché giocavano molto meglio degli uomini, giocavano in A2 a calcio a 5, però è accessibile a tutti senza nessun problema. Quali saranno i vostri prossimi appuntamenti? Prossimo appuntamento, ci sarà la prima tappa nazionale a Salerno il 31 di gennaio, che sarà appunto dove inizierà la nuova stagione 2016. Quest'anno tra l'altro noi organizzeremo direttamente i campionati interregionali, avremo un nostro campo che è quello di Anzano del Parco, dove tra l'altro ci si potrà allenare, potremo organizzare dei tornei sia a livello promozionale che a livello ufficiale. E ripeto ancora, sarà molto importante quest'annata perché punteremo ad ottenere un risultato migliore rispetto a quello dell'anno passato e dunque arrivare sul podio, per cui nei primi tre posti. Chi volesse saperne di più dove vi può contattare? Allora, potete guardare la pagina Facebook Foot Golf Brianza, dove praticamente anticipiamo un po' i tornei che ci saranno. Il primo torneo in zona ufficiale sarà il 19 marzo a Varese, in centro a Varese, al Golf Panorama. Perfetto, vi ringraziamo, buone feste, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a voi. Qui con noi un amico della Domenica Sportiva, Gianluca Olmini, preparatore dei portieri, e Edoardo Sartori, portiere della squadra giovanissimi dell'Ardor Lazzate. Gianluca, so che sei il preparatore dei portieri più preparato, più all'avanguardia, più. Qual è il tuo segreto? No, dai, non diciamo così, anche perché comunque in Como di preparatori e portieri, diciamo, molto buoni ce n'è tanti. Io diciamo che voglio cercare sempre qualcosa in più per coinvolgere anche i più giovani ad affrontare gli allenamenti con più voglia anche. E anche un metodo diverso con determinate attrezzature che io negli anni ho preso o mi sono creato io, tipo le ultime, un deviatore di palloni, dei LED per un allenamento psicocinetico che secondo me iniziare da subito da giovani come Ledo per me non gli fa che nient'altro che bene. Cercare di avere una marcia in più subito da giovani, questo è. Diciamo, è un mio metodo, poi può essere condiviso o non condiviso. Per il momento a me ha portato i miei frutti, diciamo. Quindi, se ho capito bene, sei un creatore di un metodo nuovo, innovativo nella preparazione dei portieri. E come fai ad aggiornarti? Negli anni, in poche parole, vedendo anche insomma tutto il lavoro che svolgevano gli altri preparatori, ho detto, osti, devo cambiare, devo fare qualcosa, devo diversificare proprio anche il lavoro dell'allenamento dei portieri, anche iniziare dai più piccoli. E così, guardando anche gli altri sport, prendevo, diciamo, degli spunti per creare nuove attrezzature che, adattate al calcio, facevano nient'altro che bene al lavoro del portiere. Anche perché dovresti, diciamo, comprimere il lavoro del portiere, perché per troppo poco tempo che si ha per allenarli, fare un lavoro concentrato ma che abbia una logica d'allenamento
sviluppando con poche con un'attrezzatura più cose. E negli anni diciamo che poi dopo mi ha portato veramente i primi risultati e via. Adesso lo mettiamo subito alla prova, chiediamo ad Edoardo se è veramente bravo questo preparatore. Gianluca è bravo e grazie alle attrezzature che ci fa usare miglioriamo maggiormente le nostre capacità. A me mi ha colpito molto la spara palloni, che subito dal primo giorno ce l'ha fatta usare. Quindi, se dovessi dare un voto come a scuola, che voto gli daresti? 10. Sì, l'ha pagato bene, ok. Vi ringraziamo, grazie mille per essere stati grazie qui con noi. Spazio ora al volley con il gruppo sportivo Villa Guardia, sezione volley. Qui accanto a me la presidentessa Rossella Bertoncelli con quattro delle sue ragazze. Prego. Buonasera a tutti, appunto noi siamo la sezione volley del gruppo sportivo Villa Guardia. Il gruppo sportivo ha tante sezioni, la nostra è una tra le più rappresentative. Abbiamo circa 140 iscritte, under 13, under 14, under 16, una terza divisione e una seconda divisione. Qui con me ci sono atlete un po' di tutte le squadre. Stiamo lavorando perché la sezione diciamo si sta riprendendo da un periodo un po' così difficoltoso. Le nostre ragazze della seconda divisione, che purtroppo sono retrocesse, mirano ovviamente a ritornare in prima divisione. Cos'altro posso dirvi? La segreteria, cioè, il gruppo sportivo ha una segreteria aperta il martedì e il giovedì e il sabato sia al mattino che al pomeriggio. Se qualcuno vuole venire a provare, adesso le squadre sono già avviate, però c'è sempre la possibilità di una prova, poi a giudizio degli allenatori verranno, una ragazza può essere inserita in una delle diverse squadre. Ok, ora tocca alle ragazze che mi stanno già uccidendo con lo sguardo. No, dai, volevo chiedervi come sta andando il campionato. Aia. Allora dai, la domanda più facile, anzi non è una domanda, fate gli auguri di Natale. Auguri. Vabbè, buon Natale a tutti, buone feste, tanti auguri. Ringraziamo il gruppo sportivo Villa Guardia di essere stato qui con noi, augurandogli anche a voi buone feste. Grazie a voi per averci ospitati, buone feste a tutti. Siamo giunti alla fine della domenica sportiva, ringrazio tutti gli sportivi, gli atleti che sono passati qui da noi allo Shape Village di Appiano Gentile, ringrazio gli organizzatori Carlo Bogani, Alessandro Gini e Massimo Marchesini e lascio la parola ad Alessandro. Allora, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici che sono intervenuti allo Shape in queste domeniche, sia in primavera sia adesso, in conclusione del girone d'andata. È stata una bellissima esperienza, ringrazio l'Aerosport e Sprint Sport per la collaborazione. Ho la fortuna di poter ringraziare qui in diretta il nostro Carlo Bogani, detto il Boga, mio braccio destro in organizzazione, e poi un amico qui con me, Massimo Marchesini di Fisiolab, fisioterapista, diciamo rappresenta al meglio quello che è la realtà del mondo dilettantistico degli sportivi, sempre al servizio di quello che è lo sport, la voglia di giocare. Ringrazio ancora tutti, grazie anche a Silvia Galli che ha condotto queste ultime puntate, ringrazio anche i nostri tecnici dietro la camera. Un saluto a tutti e sicuramente buone feste. Un saluto a tutti e buone Natale a tutti. Ciao a tutti, e volevo solo ricordare che lo sport nelle nostre categorie, prima che un introito economico, deve essere divertimento e gioia. Grazie Carlo, ben detto. Ciao a tutti. Ciao.